Come è giusto che sia, avendo io un blog sul Fatto Quotidiano online, capita questo, che quindi su il sito di un quotidiano nazionale, capita che delle persone come questa, come cavolo si chiama? L'ho messa anche sul mio blog personale. Delle persone appunto mi leggono e dopo avermi letto magari mi cerco. Ecco, si chiama Simonetta Ascani. Io sono una persona curiosa, sono andato a vedere su Google, non lo so, viene fuori un avvocato, magari questo è, questo avvocato. Bene, e quindi appunto ci sta, no? Che ci siano delle critiche, ci sta che ci sia chi la pensa diversamente da me, ci mancherebbe altro. E quindi io adesso, senza aver riflettuto, perché io già rifletto da una vita che rifletto, senza aver prima riflettuto, leggerò insieme a voi questo commento che mi spiace che... Poi su YouTube mi arrivano sulla posta, poi su YouTube non li trovo più, che non sono mica io che li cancello, si vede che c'è una gestione dei messaggi ritenuti troppo negativi, vogliono preservare il mio equilibrio psichico. Allora, io l'ho letto solo una volta, lo rileggo con voi. Questo messaggio che mi è arrivato poco fa, ma io ci tengo a rispondere alle persone. Simonetta Ascani scrive: ho letto, scusate, ma devo assolutamente allentarmi la cintura, che qui la dieta non sta mica funzionando. Oddio mio, dai, di chi? Ah, mi scusi, Simonetta Ascani. Ho letto, quindi vuol dire che sa leggere, sulla martellante rassegna di Google, per puro caso. Il caso è puro, ha ragione, è vero. Le vacue pinzillacchere scritte da questo, quando dicono questo mi fanno morire, da questo fai. Mai sentito nominare, tra parentesi. Oh, mi scusi, Simonetta. Lei sembra una persona che sa parlare, un minimo. Quindi sa anche un minimo pensare. Allora, cosa vuol dire mai sentito nominare? Non so, le faccio un nome. Marlon Brando. L'ha sentito nominare? Sì, bene. Le faccio un altro nome. Mirko Gualerzi. Giandante X. Eric Scheller. No, non li ha sentiti nominare? Beh, quindi vuol dire che lei non sa tutto, ok? Quindi fino ad ora non sono stato nella sua mente, adesso ci sono, spero di uscirne presto perché fa un po' freddo, sono stato nella sua mente, non ci sono stato fino ad ora, e questo cosa significa? È un difetto da parte mia non essere celebre?
Questo è già il primo punto che rivela, voglio dire, in questa Simone Toscani, una struttura mentale a dir poco sgradevole, tendenzialmente stupida e sciocca. Finora, poi vediamo, magari intelligente. Mai sentito male, quindi su questa l'abbiamo già asfaltato. Sì, asfaltata, perché così non ha senso dire non ho mai sentito nominare. Poi, in merito alla sua attesa spasmodica del vaccino, beh certo, lo attendo il vaccino. Lei che cosa attende? Non lo so, si faccia le attese sue. Contro il Covid-19, sì, contro il Covid-19 mi attendo un vaccino, perché sbaglio? E lo sta cercando tutto il mondo. Tutto il mondo lo attende. E alla conseguente sindrome idolatrica da egli sviluppata per il seminarista Fazio. È il seminarista. E il suo compare elettivo Roberto Burioni, il gatto e la volpe. Oddio mio. Cosa dire? Cosa dire? Seminarista. Il frattacchione, come lo chiamano, come l'ha chiamato De Luca, giusto? Lei è una De Lucchiana? Non lo so. Ma guardi, io per me è una trasmissione che tempo che fa, è una trasmissione gradevole. Mainstream, la Rai, mamma Rai. Non ci trovo nulla di così tremendo. Certo, non è la mia trasmissione ideale, ci vorrei vedere anche Ricky Farina, così divento più famoso e posso entrare a far parte di quelli famosi che a lei piacciono. Quindi no, è questo per dire che invitano sempre quelli super famosi, va benissimo, ok, ma piove sempre sul bagnato. Invitate anche in una trasmissione con così tanto ascolto, invitate anche qualcuno non famoso. Mica, i non famosi, guardate che sono bravi, Non è che essere famoso significa essere. Ci sono anche. Quindi a Fazio direi questo, ma poi per il resto la trasmissione è gradevole. I siparietti con l'allitizzetto a me non piacciono un granché, sono abbastanza critico anche, ma cos'ha di talmente brutto questa trasmissione, soprattutto rispetto al panorama televisivo odierno? No, niente. Burioni. Ma le dirò, io. Su una cosa forse ha ragione, io sono una persona abbastanza superficiale, nel senso, non so che cazzo sia questo Burioni, mai saputo prima, però diciamo che mamma Rai lo ha scelto, quando lo sento parlare mi sembra una persona pacata, evidentemente non credo che siano talmente stronzi, cretini da invitare a parlare a tutta Italia. Un incompetente, quindi immagino che sia competente. Io non so niente di virus. So che mi antipaticuccio per certi aspetti, per altri no. Però quando fa soffrire le persone, quando fa mancare l'aria alle persone, un po' mi antipaticuccio, ecco. Quindi credo che la Rai non abbia, cioè non ha invitato me, appunto, che sono un carnea di qualsiasi, non ha invitato Ricky Farina. Ha invitato Burio, non ha invitato, come ti chiami, Simonetta, non ha invitato te, Simonetta, no? Chissà perché ha invitato Burioni, quindi, cioè, minimo di credibilità. Questo è un ragionamento molto semplice, eh? Un minimo di credibilità ce l'avrà questo Burioni, io ragiono così, lo so, è un ragionamento molto superficiale, però sa com'è, il mondo è pieno di superficiali. Comunque. Confesso che ero incuriosita, ma l'abbiamo capito, hai scritto sta papiella. Sai che più ti leggo, più mi sei simpatico, mi fai tenerezza, tutto sommato. Sull'identità di un simile articolista. Io sono un poeta, Ricky Farina, poeta, ho fatto videoritratti ai poeti, Alda Merini, Nicolino. Vabbè, ma che sto a parlare con. Poi magari se sei un avvocato, Dio mio. Brutti esseri. No, scherzo. Non voglio insultare una categoria. Comunque, volevo capire, insomma, tutte le scemenze, sceme, sì, che avevo letto in così poche righe.
Da quale remoto pianeta di iniziati alla scienza vaccinistica e contemporanea proveniente? Forse Papalla? Poi, vedendo questo video, che il video è, non mi ricordo, Il mio nuovo amore si chiama. So, andatelo a vedere. Vedendo questo video, cos'è che dice? Ho capito tutto. Sì, beh, bravo, sì. E mi si è chiarito di un colpo quale sia il livello medio culturale e psichiatrico. Ho appena letto un libro di Borgna sulla psichiatria fenomenologica. Cristo, adesso mi stai dicendo che sono matto? E che sono ignorante? Sono laureato in filosofia, tu sarai un avvocato e sono filosofo. Ah. Comunque. Con tutto il nutrito corteo di nani e ballerine, cos'hai contro i nani? Una volta chiese un mio amico: secondo te esistono nani felici di essere nani? Sai cosa mi ha risposto? Non credo, ma sicuramente esistono nani felici. Cos'hai contro le ballerine? Non ti piace Fellini? Non ti piace il circo? Io non capisco, veramente. Non sai mica una persona seriosa, tutta rigida anche lì tra le gambe. Vabbè. Strapagati da noi poveri utenti. Oh Dio mio, strapagati. Ma cosa strapaghi? Io per esempio il canone non lo pago perché non ho la TV. Quando vado al mare da mia mamma, guardo la TV. Perché hai la TV, Ascani? Ah, leggi. Leggi dei libri, è meglio. Vabbè. Della TV italiana, eccetera, eccetera. Ormai presa in considerazione solo da vecchi decrepiti. Vabbè, dai, qui non leggo più perché insomma, insulti anche i vecchi, vecchi decrepiti. Cosa c'è di male a essere vecchi? Cosa c'è di male a essere decrepiti? Cosa c'è di male? Ecco, ma sei sciocchina forte? Cioè, odi i tuoi nonni? Odi quello che sarai fra qualche anno? Adesso, guarda che anche tu diventerai decrepita, Ascani. Vabbè. Sì, poi mi dice che secondo lui e secondo lei sono, come dire, temerario a volermi vaccinare. Ma sai, ci sono quelli che fanno da cavie. A me l'umanità in fondo mi è simpatica. In fondo mi sei simpatica anche tu, Ascani, anche se ti immagino un po' frigida e rigida. Mi sei simpatica anche tu, tutto sommato, perché mi fai tenerezza molta. E quindi io sì, mi farei un vaccino, mi metterei, direi, Burio, e fammelo sto vaccino. Comunque a me è simpaticissimo. Mi piace molto come persona, mi dà secco a pelle, no? Proprio mi piace. Secondo me è uno che si potrebbe anche vestire da donna, tipo. Mi ricordo un film di Renato Pozzetto, Fico d'India, cioè, mi è simpaticissimo. Tu invece mi stai un po'. Non sulle palle, no, non ti vorrei mai sulle palle, lo giuro. Però ecco, secondo me sei tu che dici stronzate. Scusami, eh. Ciao.